Quattro arresti e cinque indagati è la risultante dell'inchiesta della Procura di Nola in merito alla frode di oltre 1.300.000 euro attraverso un giro di mandati teroccati a danno del Comune di Nola. Il Comune di Nola, storia di peculato e falsità, mandatopoli ma anche danni erariali e appalti lievitati. A Melito di Napoli la Guardia di Finanza sequestra una fabbrica clandestina di artifici pirici, sequestrate oltre una tonnellata di fuochi. A Mora de Santis in Irpinia è inaugurata la nuova linea produttiva della EMA per la costruzione di motori aeronautici. Questo era il sommario, ora la pubblicità. Benvenuti nella nostra informazione. L'inchiesta della moltiplicazione dei mandati di pagamento ha causato al Comune di Nola manchi per circa 1.300.000 euro, eseguito l'arresto di tre impiegati dell'Ufficio dei Servizi Finanziari dell'ente di Piazza Duomo e di un imprenditore, notificati cinque avvisi di garanzia a persone coinvolte nel sistema fraudolento. Gianni Amodeo. Tre ordinanze di custodia cautelare in carcere ed una di arresti domiciliari per associazione a delinquere, peculato, falsità materiale commessa in atti pubblici da pubblico ufficiale in danno del Comune di Nola. Ed ancora cinque avvisi di garanzia notificati ad altrettante persone a vario titolo di partecipazione e coinvolgimento nella torbida vicenda su cui ha fatto luce l'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Palazzo Orsini, diretta da Paolo Mancuso. È l'epilogo della storia della moltiplicazione dei mandati di pagamento con diciture differenti e taroccate, con la finalità di sottrarre denaro a gogò dalle casse comunali. Un sistema fraudolento strutturato con efficienza, come è stato definito dal giudice per le indagini preliminari Campoli, che ha prodotto per le casse dell'ente di Piazza Duomo l'ammanco di 1.321.000 euro. Cifra che può definirsi probatoria, ha dichiarato Campoli, senza remore ai limiti dell'assoluta evidenza. Le ordinanze di arresto sono state eseguite dai militari della Compagnia dei Carabinieri e della Sezione di Polizia Giudiziaria, nonché della Guardia di Finanza di Nola. Al carcere femminile di Pozzuoli trasferita Filomena De Sena, 53enne impiegata comunale, addetta all'Ufficio dei Servizi Finanziari e dei Mandati. Al carcere di Poggio Reale trasferiti Angelo Ranieri, 60enne impiegato comunale, addetto all'Ufficio dei Servizi Finanziari e alla gestione del bilancio, nonché Antonio Mercogliano, 50enne imprenditore e titolare dell'omonima ditta individuale. I tre sono nati e residenti a Nola. Disposti poi gli arresti domiciliari per Salvatore Galeota Fiore, 53enne, di Tufino e impiegato comunale addetto all'Ufficio dei Servizi Finanziari. Indagati risultano Francesco Basile e Giuseppina Broda, residenti a Casamarciano, Paolino Scafuro e Consiglia Montemurro, residente a Cicciano, e Nicola Castaldo, residente a Nola. Di particolare interesse investigativo è il ruolo dell'imprenditore arrestato, che riceveva e redistribuiva tra i componenti del sodalizio criminale le somme illecitamente incassate e provvedeva a formare fatture false per coprire il sistema fraudolento in essere. Gli arresti eseguiti e gli avvisi notificati sono i tasselli di pronto intervento posti in atto dalla Procura della Repubblica Nolana per arginare l'ulteriore devastazione delle risorse della fiscalità cittadina. Certamente non siamo assolutamente certi di avere individuato sia l'intera compagine che è in qualche maniera era protagonista di queste falsificazioni, sia tutti i mandati falsificati, alcuni dei quali sono stati anche portati da chi li aveva
li aveva incassati spontaneamente a seguito di qualche rivelazione che la stampa aveva pubblicato sulle anomalie che erano già state riscontrate, sulle quali noi stavamo lavorando. Quindi è evidente che il lavoro è ancora in corso e dovremo approfondire molto tutti questi aspetti che sono ancora poco chiari. C'erano i soggetti che facevano appunto parte dell'organizzazione, che erano dipendenti del comune più l'imprenditore. Questo è l'imprenditore principale raggiunto dalla misura cautelare in carcere. Questo ognuno di loro, naturalmente impiegati del comune, ognuno di loro aveva un compito ben specifico all'interno delle proprie normali gestioni e mansioni all'interno del comune. Si mettevano d'accordo con l'imprenditore al fine di duplicare, triplicare a volte mandati di pagamento reali oppure falsificarli del tutto. Naturalmente l'imprenditore in questo caso emetteva fatture per operazioni inesistenti. Un imprenditore, Antonello Rosiello, di 41 anni, è stato ucciso all'alba a Benevento, nel rione Libertà, con due colpi di pistola. Sulla vicenda indagano gli agenti della squadra mobile. Il presunto assassino sarebbe stato già identificato dalla polizia. Gli investigatori stanno lavorando anche per stabilire con precisione il movente del delitto. E torniamo ancora a parlare di Nola e la vicenda legata alle indagini della Procura, culminata con gli arresti di oggi, è l'ultimo atto di una lunga sequenza di episodi che hanno condizionato la vita dell'ente: danni erariali, appalti lievitati e un male diffuso nella pubblica amministrazione. Una storia di peculato e falsità materiali che ha investito il comune di Nola e i dipendenti dell'ufficio ragioneria. Quattro arresti, tre in carcere ed uno domiciliare, altri indagati in una vicenda torbida fatta di falsi mandati per potersi spartire risorse comunali per oltre 1.300.000 euro. Una storia esplosa nell'agosto scorso con l'emissione di avvisi di garanzia e nata a seguito di alcuni controlli interni effettuati da due impiegati che avevano riscontrato anomalie in un mandato in favore di Giuseppina Broda, che risultava avulso di ogni legittima determina e recante la sigla diversi. Le impiegate Tudisco e Rega andarono a verificare se questa azione fosse isolata o applicata in altre circostanze e i controlli fecero emergere che anche negli anni 2004 e 2005 erano stati redatti altri mandati riportanti le stesse anomalie di quello del 2013, dando luogo ad una clonazione di documenti di pagamento e di un'appropriazione indebita di risorse comunali. Di questo fu informato il ragioniere Daniele Cutolo, non più in servizio, e firmatario di tutte le 43 determine incriminate, insieme al segretario Carmine Toppolo, le cui posizioni per i controlli interni non effettuati rappresentano un ulteriore elemento di analisi da parte dei magistrati. Dal 13 agosto scorso il ciclone giudiziario ha investito il Palazzo Comunale e ne ha condizionato le attività. Si registrarono le dimissioni di una dipendente e scattarono i primi provvedimenti di trasferimento di due impiegati dalla ragioneria al patrimonio e al personale. Un intero ufficio rimosso in attesa dei riscontri investigativi. Il sindaco Biancardi costituì una commissione tecnica per controllare l'intera contabilità dell'ente dal 2004 al 2013, commissione composta dal segretario comunale, dal ragioniere generale, dai revisori dei conti e da un membro esterno. Un'indagine che si affiancava ad altre falle economiche registrate negli anni, come i danni erariali causati da 15 dirigenti dal 2001 al 2006 per 1.800.000 euro, che erano stati evidenziati da un'indagine ministeriale, mentre nel contesto temporale, quello dal 2004 al 2009, era stata conclusa una prima indagine sugli appalti per i servizi di manutenzione, pulizia e facchinaggio, appalti con lievitazione della base d'asta, ma soprattutto per il pagamento delle determine, che nel 2011 portarono all'arresto di un dirigente e alla fine di una fase investigativa che né il procuratore Mancuso né la Guardia di Finanza considerava conclusa. E così è stato con la vicenda Mandatopoli, un'indagine giudiziaria che aveva generato sul fronte politico imbarazzo, prese di posizione e un consiglio monotematico che non aveva prodotto atti, e che oggi invece ha definito nomi e cognomi e soprattutto chiarito i metodi utilizzati dall'organizzazione. Il resto è storia di oggi, le manette, gli arresti, gli indagati per una vicenda che apre ad una riflessione profonda sui diversi sistemi illeciti esistenti sul territorio nolano e sui quali la Procura di Nola continua ad indagare. In cambio di denaro e di altri regalini induceva la figlia di 13 anni a prostituirsi con un amico di famiglia di circa 60.
L'uomo e la madre della ragazzina sono stati arrestati dai carabinieri di Salerno e chiusi nel carcere di Forni. La scoperta degli investigatori al termine di un mese di indagine, la donna è accusata di aver favorito gli incontri sessuali della figlia, l'uomo di atti sessuali su minorenni sotto i 14 anni. La ragazza è stata trasferita in una casa famiglia. E i finanzieri di Giugliano in Campania hanno sequestrato una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio e sequestrate una tonnellata di artifici pirici che, immessi sul mercato, avrebbero fruttato guadagni per oltre 110.000 euro. Lotta ai costruttori di fuochi pirotecnici pericolosi. Ormai la Campania viaggia verso le festività natalizie e da lì verso il fiorente mercato di fuochi, molto spesso illegali. I finanzieri del gruppo di Giugliano in Campania hanno individuato tra Melito di Napoli e Sant'Antimo un casolare adibito a fabbrica clandestina di fuochi d'artificio artigianali, distante solo 50 metri da un edificio scolastico. All'interno dell'opificio e presso l'abitazione, in pieno centro cittadino a Melito, sono stati rinvenuti 27.600 ordigni esplosivi, di cui 13.600 già confezionati e pronti per essere rivenduti nel mercato illegale, nonché tutto il materiale necessario alla produzione, in particolare polvere pirica, micce e cartoncini per il confezionamento. L'attività ha consentito di sequestrare più di una tonnellata di fuochi artigianali privi di qualsiasi forma di certificazione e controllo ed in grado di provocare gravi danni alle persone che, se commercializzati, avrebbero fruttato un guadagno illecito di oltre 110.000 euro. I due responsabili, RS di 58 anni e PC di 54, sorpresi all'interno dell'opificio, sono stati tratti in arresto e saranno processati per reati che prevedono la pena da 3 a 12 anni di reclusione e la multa da 10.000 a 50.000 euro. È stata estratta dal fiume Sarno a Pompei la Fiat Panda con dentro una delle due donne precipitate giovedì scorso nel fiume dopo un incidente. Si tratta di Anna Ruggirello di 20 anni, figlia di Nunzia Cascone di 51, per la quale proseguono ancora le ricerche. Madre e figlia finirono in acqua dopo un incidente. Un palombaro, dopo un'ispezione sul fondale del fiume, con l'assistenza dei vigili del fuoco, ha imbragato l'autovettura e ha poi dato l'ok per rissarla dall'acqua. Questa mattina è stata inaugurata presso lo stabilimento EMA di Morra de Sanctis in Irpinia una nuova linea produttiva che sarà destinata alla costruzione di motori aeronautici e industriali di tecnologia avanzata. EMA, ovvero Europea Microfusioni Aerospaziali, società che fa capo al gruppo della Rolls-Royce. E quando il gruppo inglese decise di realizzare a Morra de Sanctis, una ventina d'anni fa nel cuore dell'Irpinia, un proprio stabilimento di alta specializzazione, la scelta fu considerata una sfida quasi avventata. Alla prova dei fatti, l'EMA si è rivelata una scelta calibrata e ben ponderata e in mattinata è stata inaugurata la nuova sezione del sito produttivo per la costruzione di componenti per i più avanzati motori aeronautici e industriali. Lo stabilimento dell'EMA è una fonderia che produce palette per turbine fatte di leghe speciali. E con la nuova linea produttiva incrementa la presenza sul mercato in cui opera quale partner di importanti e numerosi marchi internazionali. La linea di produzione attivata in mattinata si vale del supporto del contratto di sviluppo sottoscritto dal Governo nazionale, Regione Campania e Invitalia. Beh, intanto quelle esperienze straordinarie di un sud che ha una realtà produttiva di eccellenza. Qui la Rolls Royce e gli investimenti che si fanno sono di alta tecnologia nel settore aeronautico, nei motori, dei materiali. È una realtà l'EMA che ha una forte persistenza, tantissimi lavoratori, ma soprattutto ha una previsione di aumento della produzione, quindi aumento anche dei posti di lavoro. E qui sono posti di lavoro duraturi, di qualità. E quindi questo è l'esempio bello del sud. Noi come regione, io per età me ne sono occupato anche in passato, quando avevo la responsabilità di sottosegretario e poi di vice ministro per la ricerca, per una serie di progetti di ricerca che questa azienda fa, perché è evidente che qui non ci sono solo produzione, ma c'è innovazione, tecnologie, e si investe molto nella ricerca, quindi ci sono stati tanti progetti di ricerca che sono stati finanziati e poi ci sono ora il contratto di programma, tante iniziative di perfetta sinergia tra
un'impresa che investe e soprattutto lo Stato e la Regione che ci crede e soprattutto poi anche la comunità locale. Sì, noi abbiamo puntato da subito ad aumentare il PIL in ricerca. Nel momento di crisi cosa fai? Investi per il futuro. Che cos'è il futuro? Il futuro è la ricerca e l'innovazione. Quindi la Regione Campania è la prima regione in Italia che investe in ricerca del Mezzogiorno, esclusa la Lombardia, che chiaramente è ancora il primato, però nel Mezzogiorno è sicuramente la prima, la più forte, quella che ha preso più risorse nei progetti di ricerca, nei laboratori pubblici privati, nei distretti di ricerca. Quindi qui l'innovazione è molto forte e lo vediamo anche proprio nelle aziende. Presidente, c'è un'Irpinia che mi sembra una storia da celebrare e da raccontare, sia per il lavoro che è stato fatto in questi anni e sia per il lavoro che si può fare in futuro. Ci sono prospettive di crescita molto significative, c'è stato un investimento nelle capacità anche intellettive, ci sono addirittura 100 persone che lavorano nell'ingegneria, una bella realtà italiana in uno di quei luoghi appunto che sembrerebbero distanti dalla logisticamente Mora de Santis, per me è costato un viaggio venirci, ma che bello che si possono investire invece insediamenti così importanti in queste realtà. Quindi da Morra un invito a tutta l'Italia, cioè ci si può credere, ecco, in ogni posto l'Italia può crescere in tecnologie e capacità. Noi abbiamo deciso di investire in Irpinia perché abbiamo trovato un personale estremamente qualificato e motivato. Abbiamo creato un'azienda che è una gemma a livello mondiale e nell'ambito delle prime 5 aziende al mondo che sono capaci di fare materiali di alta tecnologia come questi. Siamo molto soddisfatti del lavoro che hanno fatto e del motivo per cui continuiamo ad investire qui. E con questo servizio è tutto, il telegiornale termina qui. Grazie a tutti voi per averci seguito, arrivederci. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano Arredamenti puoi visitare l'esclusivo showroom dedicato alle cucine Berloni. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, Piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it. Per ogni arredamento completo un televisore LCD 32 pollici in omaggio.